che non la... Vai Paola. Allora, abbiamo fatto un piccolo, una piccola introduzione. Per gli italiani siamo con Diana. Diana Cavesa è un'architetta, è una disegnatrice. Disegnatrice di elementi urbani per lo spazio pubblico, sia naturale che urbano. Lavora dall'Argentina e si ispira alla sua cultura e ai suoi paesaggi. Le sue opere si trovano sparse per il mondo. Non entro a elencare la quantità di premi e pubblicazioni che ha fatto, perché ha una lunga carriera. Segnalo solo che la sua biografia è apparsa su due libri molto importanti, sul Dizionario Universale delle Creatrici di Antoinette Fuch, come nel Grande Atlante del Design di Enrico Morfeo. Benvenuta Diana. Grazie. A noi. Grazie. Diana è in Argentina in questo momento a Buenos Aires. Bene. Para los argentinos, estamos con Gwendalina Salimei. Gwendalina, también hago una muy pequeña biografía. Estas dos arquitectas son arquitectas muy conocidas, muy premiadas, con una grande carrera a sus espaldas y por delante también. Solo digo que se laureó en Roma en el 90, La Sapienza, y en el 92 funda su estudio, T-Studio, con Fantilli, Pogliani, Grio e Maimiero, giusto? Sì, sì. Giusto. Hoy en día es profesora La Sapienza. Participó a numerosas bienales, entre ellas la de Venecia, la del Mediterráneo, la de Pekín. Fue seleccionada para la Bienal de Pekín. En el 2009, no sé si hoy parlerá del Corviale, ma en el 2009 ganaron un concurso para la refuncionalización del Corviale, que es un edificio paradigmático, diría yo, de Roma. Y en el 2012, tampoco sé si hablará hoy de esto, gana un concurso para proyectar una ciudad artificial en Vietnam. Es miembro del Instituto Nacional de Arquitectura y de la International Union of Architects. Brevísima introducción, porque quiero escucharlas. Así que habíamos quedado, creo que empezaba Nadia. ¿Ah? Diana, ¿no? Incomincia Diana. Allora, faremo come al solito 15 minuti, quindi in alternanza. Vale. Bueno, buenas tardes. ¿Comincio? Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los arquitectos que organizaron este encuentro, tanto a los argentinos como a los italianos. También quiero agradecer en especial a la ciudad de Rosario, que me dio la posibilidad de dar mis primeras charlas en el túnel y también de vestir parte de la costa o de la ribera frente al río Paraná. Por otro lado, quiero agradecer a Italia, que para mí es un gran país, que me dio la posibilidad de trabajar como a tantos diseñadores extranjeros. Justamente Italia creo que es muy generosa con la gente que viene de otros lugares. Y cuando, bueno, acá yo comenzaba a diseñar mis diseños, diseñados desde este lugar, que es un poco el confín del mundo, fueron editados, producidos y comercializados por Bonacina, por Capellini, aparecieron en Domus, en Habitare, en The Plan. Entonces toda esta situación de convalidación de Italia me dio mucha alegría, como también mi pasantía por Alfa Romeo. Fueron cosas que me quedan en el corazón, así que agradezco mucho a Italia. Y bueno, y ahora con este conocimiento de todos estos arquitectos que participaron en estos diálogos y con Gwendalina, que hoy vamos a dialogar juntas, espero seguir fomentando esta relación entre los dos países. Empiezo con mi
presentación. Hoy. Acá está. ¿Se ve? Sí. Bueno, este encuentro o estos diálogos que se llaman geografía e historia, en realidad lo que marcan son dos contextos distintos: el contexto en donde prima la geografía como contexto del que nace un proyecto, como es en la Argentina, y un contexto marcado por la historia, de donde nace una actitud proyectual que es la italiana, ¿no? En el caso de nuestra condición geográfica argentina, es una condición que no queda en la Argentina en sí, sino que nosotros hablamos en América o en Latinoamérica como de grandes regiones, regiones que traspasan las divisiones políticas, porque son regiones naturales, materiales, culturales, que compartimos, sobre todo en todo lo que son los países de frontera. Leo mucho a un antropólogo nuestro, Rodolfo Kusch, y Rodolfo Kusch justamente lo que dice, o lo que decía porque murió, es que si bien Italia es el mundo de lo construido, América o Italia, Europa, ¿no?, es el mundo de lo construido, Italia como parte de ese mundo, América es el mundo del paisaje y nosotros como argentinos dentro de ese mundo. Y Kusch también lo que dice es que el americano está marcado por una idea de el mero estar. El mero estar es el mero estar en un paisaje como individuo y como individuo en comunidad. Y también habla del estar siendo, o sea, estar en el paisaje, siendo parte del paisaje y haciendo dentro de ese paisaje. Entonces, este concepto me parece que es muy paridor en todo lo que hace a la reflexión y a la producción de diseño y de arquitectura en Latinoamérica. El diseño, nosotros pensamos, o en mi caso particular, pienso el paisaje, el territorio, la topografía y el cuerpo como parte de una misma cosa, como parte de un todo, ¿no? En donde el paisaje se escapa y se mete entre lo que es la topografía y el cuerpo, y vuelve a salir, y se vuelve a convertir en paisaje. Entonces, cuando ese paisaje está entre la topografía de un lugar y el cuerpo, que es el que habita la topografía, adquiere una entidad en sí mismo. Y esa entidad es lo que yo llamo el espacio entre, un espacio que, en donde conviven dos huellas, la huella de la topografía y la huella del cuerpo. Y esa es mi exploración. Entendemos nosotros que el paisaje no es solo el paisaje que pisamos, sino también el paisaje que miramos. O sea, el paisaje es el paisaje de la tierra, es el paisaje del cielo, es el paisaje de la sototerra, en donde en Italia hay mucha sototerra, mucha más que nosotros, que tenemos una historia muy chiquita. Nuestros paisajes son infinitos. Tienen una gran extensión, tanto en la Pampa, como en el altiplano, como en la Patagonia. Ya habló mucho del tema Eliana, en la charla anterior, en el diálogo anterior, muy, muy lindo y muy bien expuesto. No me voy a superponer con lo que ella dijo, pero sí voy a hablar de la entidad de la llanura, de la entidad del altiplano o de la meseta patagónica, en donde la percepción que yo tengo del paisaje es una percepción casi infinita. Borges, en uno de los diálogos, ¿no?, de diálogos escritos por Osvaldo Ferrari, un amigo, lo que dice es que cuando él en los años 30 iba caminando por la ciudad y ya yéndose la ciudad a una frontera con el campo, un literato que era amigo de él, que era Drieu La Rochelle, lo que le decía a Borges
Bueno, pero esto es el vértigo horizontal. Y sí, estas llanuras, esta pampa, esta Patagonia y este altiplano, es como un vértigo horizontal porque es como algo inmenso, inconmensurable, inabordable, y entonces nosotros tenemos la percepción de cómo somos, cómo estamos en ese paisaje en el que a veces estamos solos, y cómo a ese paisaje le ponemos una escala, porque ese paisaje nos desafía, ¿no? Es un gran paisaje. Nosotros como proyectistas tenemos que intervenirlo, tenemos que darle una escala. En el paisaje leemos un territorio. Ese territorio está demarcado. En el caso de la Puna está demarcado por muros que se llaman pircas. Y en el caso de esta región que yo investigo desde hace tiempo, hay una cultura material en donde el mono material es parte de todo. Es parte del paisaje, es parte del habitáculo y es parte de los objetos y parte de la piedra, que es el mono material. El diseño nace, como dije antes, de una relación entre paisaje, topografía y piel, ¿no? La piel del paisaje y la piel del cuerpo. Y a veces esta naturaleza aparece como inspiración. En el caso de la naturaleza de la pampa, de esa otra inmensidad en la pampa húmeda, del recorrido de sus arroyos y de su tierra que aparece como un humus en donde el agua la va recorriendo y deja una huella, bueno, esa es la inspiración para un determinado diseño que se llama topográfico y que, más que tener la huella del agua, la huella que marca ese asiento es la huella del cuerpo. Pero también aparece la huella del agua, porque por esas, digamos, esos caminos que se ven en el asiento, drena el agua para los costados. Este sistema de asientos, lo llamo sistema de asientos porque tienen la posibilidad de aparearse lado contra lado y formar un área o formar una tira, y justamente esta idea de la tira es la forma de escalar el territorio, es la forma de escalar y responder ese desafío, ¿no?, que es el paisaje, en este caso el paisaje urbano. Y así este sistema de asientos habita las calles de Buenos Aires y de otras ciudades de nuestro país, en este caso al lado de una gran avenida, apropiados por las personas, los trabajadores que almuerzan y se sientan, o a veces aparece habitando situaciones más angostas como estos pasajes. Este es el pasaje Carabelas, también en Buenos Aires, y los asientos son ocupados por oficinistas o por simplemente paseantes. Y acá es el mismo sistema de asientos en Tokio, en un lugar emblemático que es Roppongi Hills, en donde, bueno, estos bancos viajaron, cruzaron el Atlántico y se fueron justamente a Japón y se instalaron en este lugar emblemático, que es Roppongi Hills, que es un nuevo desarrollo, vaya, llevará 15 años de Tokio. Y acá empiezan los croquis preliminares. Los croquis preliminares, como todos croquis y dibujos, el dibujo es como la extensión de la intuición, ¿no? Es la extensión táctil de la intuición. Y en esta intuición, bueno, uno se imagina cómo la gente se sienta, cómo la gente se encuentra, y esta intuición es la que después deviene en lo que es el asiento. Este asiento fue generado hace mucho tiempo, en el año 2003, pero es una de las obras que quiero un montón, y fue diseñado para la FIP, para un equipo de arquitectos que se llama Dweck, Greenberg y Iglesias. Y acá vemos la mano, ¿no? La mano del que talla el prototipo en Telgopor, y que también, si bien esta mano responde a dibujos en escala 1:1, en planta, digamos, el recorrido de la curva y con determinados cortes, también esa mano es la que le va dando esa sinuosidad
y esa cuestión háptica que tiene este diseño. A veces el diseño lee el paisaje, la topografía y la piel desde una cuestión de revelación, o sea, es como si ese paisaje revelara algo, nos evocara algo. Y este es el caso concreto de este paisaje que se llama Playa Negra en la costa atlántica de Tierra del Fuego, que ese sí es el confín del confín, porque es el confín de nuestro país casi. Y en este lugar encontré estas rocas, un poco, este es justamente el corte de la roca, un poco trabajadas por, y devastadas por el agua, por las mareas, y a diferencia del sistema de asientos topográfico que vimos recién y que era lineal, e inspirado en esos surcos de agua de la pampa húmeda, esta conformación rocosa me hacía pensar en una conformación más coreográfica, más de gente agrupada, más de comunidad, ¿no? Y las formas de las piedras ya mostraban una concavidad y una convexidad, y en cada hueco me imaginaba una persona por ahí apoyando los pies en otra piedra o usando otra piedra de mesita. Y bueno, esa situación de vivir un lugar, de vivir el encuentro en un lugar y de participar de ese lugar y de, digamos, armar esta coreografía que es la relación entre los objetos, el tiempo y el espacio, fue la que me inspiró para desarrollar este sistema de asientos que siempre, como siempre, nace de croquis en los que se intuye esa situación de apropiación y después se convierten en productos que habitan espacios públicos. Esta es la estación central ferroviaria de Retiro y en este caso también en Japón, en la parte central de Roppongi Hills, no en las cascadas, sino en medio de la plaza. Volvemos a estas piedras y vemos que estas piedras son como eslabones que tienen comuniones. Y en estas piedras, bueno, es como que se pensó este mismo asiento, que son cuatro unidades independientes que se van asociando con un lado en común y que van generando estos lugares de encuentro. Acá vemos los croquis, que son close-up del croquis que vimos antes, y otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, esto es en el Gran Buenos Aires, en San Isidro, en la Plaza del Mástil. Y este es el último proyecto que voy a dar en este primer track, que se llama Ruedas. De ese plano horizontal que confirmaba el territorio, como era el topográfico, o como si se quiere era el conjunto encuentros, o el sistema de asientos encuentros, ya nos vamos de este altiplano, o sea, de este piso alto, y nos vamos a una escala de más espacial, más como de una situación de otra dimensión, que es la del cuerpo recorriendo parado un elemento. Y esta es una escultura que se llama escultura ruedas, es una escultura útil, en donde el cuerpo es alojado parado, sentado, en situaciones inesperadas. Las ruedas las vamos a ver más adelante, vamos a empezar con lo que fue el research de lo que es, o la investigación, de lo que son los habitáculos. Siempre cuando hablo de investigación, hablo de investigaciones de un diseñador, no de una investigación científica, sino de una investigación que es intuitiva y que a veces, como en los casos de la Puna y los que vamos a ver después, se basan en un relevamiento fotográfico y un pensamiento. En esta cuestión de explorar el habitáculo, parado, sentado, mirando a través, se explora a través del dibujo, se explora a través de, no sé, maderas laminadas con las que conformamos un lugar. Esta es la unidad huevo o cigota donde yo estoy metida adentro. Esta es la unidad donde habitan dos personas. Acá es la exploración de estar parado en el lugar. Esta es la exploración de la huella. Si ven en ese dibujo hay una marca, que es la marca de la huella del cuerpo, que ya la habíamos estudiado con un sistema de almohadones, pero bueno, no podía poner todas las fotos. Y después se va al prototipo en telgopor, en un telgopor de alta densidad. Y lo que se empieza a ver en esta unión de las ruedas, que acá se ve una parte de las ruedas,
es que se empieza a ver la relación con el paisaje, que yo antes la tenía con encuentros y con el topográfico, pero acá también la tengo, a pesar de ser una escultura, me siente donde me siente, en la escultura hay una relación que se pensó con el paisaje, con la orientación del sol y con cómo el cuerpo queda expuesto a esas situaciones. Seguimos viendo en los prototipos y acá es la marca de la huella. Esta marca de la huella, que en un principio pensábamos que iba a ser horadando la rueda, dejando un registro concreto de una huella, pero una huella abierta a un cuerpo de cualquier percentil, quedó anulada por una cuestión y reemplazada por una cuestión superficial de cambio de textura, porque la rueda en sí, el toroide, era tan contundente que nos ayudaba a abrazarlo, nos incentivaba a estar en él sin tener que agujerearlo. Aparte que agujereado, como las ruedas posibilitan tantas apropiaciones, iba a quedar completamente agujereado. Entonces decidimos aprovechar la apticidad de la rueda y lo único que hicimos fue cambiar de textura porque la rueda es en fibra de vidrio y es muy patinosa y como se puede agarrar y uno se puede trepar de cualquier lugar, la textura le daba una rusticidad y un agarre. Acá vemos el proceso de armado en el sitio, acá vemos la rueda terminada y se ven esas huellas en otra textura. Y también, perdón, hay una idea de territorio, como veíamos antes. El territorio es un caucho reciclado, que es donde la gente juega e interactúa con la rueda, o lo que la rueda expande, por si alguien se tira de la rueda hacia el territorio, y después enmarcado por una topografía que es el césped, que también me sirve para descanso sentado y que la gente empieza a dialogar con la rueda. Lamentablemente acá no podemos ver gente porque la rueda se iba a inaugurar el 17 de abril, una semana después que empezamos la cuarentena. O sea que la van a ver siempre sola o con alguna persona de nuestro equipo, porque fue el día, no sé, la semana anterior que fuimos a probarla. Pero bueno, acá se ven las cosas que estuve contando, las apropiaciones. Y bueno, y estos son los dibujos, o sea, esta era la idea que seguramente va a pasar cuando se abra la puerta y salgamos de este confinamiento, que la idea de las ruedas es la idea de la participación y de la comunidad. Y que la escultura se piensa desde la participación, desde la intervención de la comunidad, desde la posibilidad del juego, desde la posibilidad de encontrarse en lugares impensados y desde ángulos nunca vistos. Y que la escultura monumental, como se ha visto en este último tiempo, de tantos monumentos que han volteado, justamente por estar comprometidos algunos con un pasado dudoso, feo, doloroso, nos muestra que la escultura, cuando es impenetrable, el contexto va cambiando, pero la escultura siempre queda de pie. Pero estas esculturas participativas, que hay muchas dentro de lo que es el arte argentino, lo que tienen de bueno es que a medida que cambian y que la humanidad evoluciona, las esculturas se pueden seguir tocando, se pueden seguir interviniendo, porque la gente es parte de la escultura y la gente cambia y se apropia desde otra forma de la escultura. Entonces, bueno, con esta frase termino mi parte y le cedo el lugar a Wendalina. Dejo de compartir pantalla. Gracias. Ya estoy, ¿eh? Vado. Sí, sí. Y veniamo noi. Okay. Allora, ringrazio anch'io tanto di questa opportunità che mi sembra in questo momento anche una grande, come dire, opportunità umana di condividere così i nostri pensieri e i nostri
ragionamenti su un mestiere così in questo momento che potrebbe essere tantissimo rivalutato e che non lo è, rivalutato perché potrebbe essere in questo momento utilissimo alla, al territorio, alle città e forse anche tutto quello che è successo in questo momento nel mondo è anche una non aver compreso che forse il paesaggio, le città devono essere curate, devono essere come dire, attenzionate, perché probabilmente la natura si è un po' ribellata, eh? Ha fatto un po' uno scherzo e ci ha fatto, come dire, un... è come se ci avesse dato un segnale. Io ho un po' questa, questa sensazione, in questi mesi ho riflettuto e forse questo servirà. Quindi questo confronto di come i nostri approcci, anche diciamo che nascono da alcune sensazioni molto simili, ma che lavorano anche su scale diverse, è interessante perché insieme condividere queste emozioni, anche questi ragionamenti farà bene a tutti noi, a tutta la comunità internazionale che in questo momento si dovrebbe unire per risolvere i problemi. Questo perché penso che poi moltissimo del problema anche legato appunto a questa pandemia sia anche un po' legata all'inquinamento e quindi anche alla poca cura che abbiamo avuto del territorio e dei nostri spazi. Ma a parte questa piccola premessa, per cui ringrazio poi tutti i, come dire, gli organizzatori, io ovviamente conosco Luigi Prestinenza da tanti anni, e quindi ho con lui una, come dire, una lunga condivisione di idee, di ragionamenti, ma anche tutti gli altri che incontro oggi e Diana che conosco, ma che conosco oggi personalmente. Allora, il tema che io in realtà ho pensato è un pochino, lavorando un po' a questo tema che era stato dato sulla geografia e sulla storia, connessi, quindi in realtà io quasi parlerei di paesaggi che sono stratificati, perché vedrete che poi in realtà i progetti ne ho scelti, non ho scelto il Corviale, ma insomma ho scelto degli altri progetti, ho scelto dei progetti più urbani, perché mi sembra in questo momento l'interesse, mi sembrano in qualche modo anche più interessanti, e sono legati proprio a quest'idea della... come dire così, di un paesaggio che è stratificato e che quindi lavora su un'orizzontalità, che è quello che poi raccontava benissimo Diana degli orizzonti e dei paesaggi argentini, che io purtroppo non ho visto, ma ovviamente conosco per averli visitati nell'immaginazione e nelle fotografie e nelle immagini, ma poi in realtà è invece legato a questo tema fortissimo, che è il tema poi che l'Italia, diciamo che contraddistingue l'Italia nel mondo, che è il tema, come dire, della stratificazione, perché noi abbiamo poi dei paesaggi proprio stratificati e quindi delle città stratificate dove esistono addirittura, no, a Roma più città, quindi città sopra la città. E allora ho in qualche modo pensato di farvi vedere questi progetti di trasformazione, dove appunto la trasformazione abbiamo pensato che diventi un po' proprio un atto di forte creazione. E quindi avrei scelto due progetti, qui ho usato poi delle parole che sono un po' quelle che raccontano un po' questi due progetti, che sono il porto di Napoli, che finalmente dopo tanti anni con una grande battaglia, la riqualificazione del porto monumentale di Napoli, è andato con mio grande soddisfazione finalmente in cantiere, quindi forse questo lo dobbiamo un po' festeggiare, e perché sarà una grande riqualificazione della città, e poi dei temi invece di restauro un pochino, di riuso un pochino più piccoli, che vi farò vedere nella seconda parte. E questo, diciamo,
questa linea d'acqua chiamata un po' così, sono questi, li ho chiamati questi edifici paesaggio per l'appunto, che sono degli edifici e sono dei, dei sistemi di trasformazione proprio della linea che nella nostra cultura è legata al, al tema della città con l'acqua, della città con il mare in questo caso, e che contraddistingue moltissime città italiane. Qui va bene, c'è il secondo tema che poi vedremo dopo, e questo è un po' il tema anche della, della grande scala, no? Della, della geografia per l'appunto, e quindi con questo grande rapporto della, diciamo del rapporto con i segni del territorio che vengono reinterpretati e vengono ripensati in chiave contemporanea, ma anche per essere poi nuovi spazi proprio al centro invece della città antica. E poi il tema, va bene, delle intersezioni, come vi dicevo appunto, di queste intersezioni che sono tra la geografia e la storia e che quindi raccontano anche di, come dire, di questo è un progetto urbano fatto a Bari recentemente, che sono un rapporto come una stratificazione anche qui della, della storia della città. Ho pochi minuti, quindi io direi che passiamo a il progetto del porto. Luigi lo conosce bene, però è un progetto a cui io sono molto affezionata perché è un progetto di grande scala. Questo è il porto di Napoli, voi conoscerete tutti ovviamente Napoli, che forse è una delle città, anzi sicuramente una delle città più belle del mondo, ed ha un grandissimo porto commerciale. E noi avevamo una relazione tra la città, vedete, che aveva un grandissimo rapporto con l'acqua e quindi aveva proprio uno spazio pubblico della città, e che oggi invece l'ha completamente perso. Guardate che cosa è successo a questo spazio bellissimo che sta al centro di Napoli, che oggi è diventato una sorta di quasi di spazio degradato e di container. Quindi qui ci sono una serie di ragionamenti su quest'area che vanno appunto dal, va bene, comunque dal Molo San Vincenzo all'Immacolatella, che sono due punti cardine di quest'area del porto. Con quest'idea, viene chiamata la filtering line, ma è un'area filtro, un'area che diventa parte del, diciamo, della città, ma fondamentalmente parte del mare, e che attraverso una reinterpretazione proprio del suolo, quindi di un sistema di suolo, diventa occasione di organizzare una grande area di riqualificazione, quindi uno spazio pubblico per la città. E vedete queste, tra questi piccoli schemi, che in realtà l'area in parte viene scavata, in parte viene sopraelevata, ma fondamentalmente si riconnette, tra le altre cose, a un sistema della metropolitana che oggi Alvaro Sizza sta completando, dove ne sono state anche trovate per l'appunto proprio per il tema delle stratificazioni delle navi romane, che poi verranno donate tra le altre cose al nostro progetto. Ma fondamentalmente vedete il disegno, diciamo, riprende proprio un po' i grandi, le grandi aree sotterranee della città di Napoli, e le reinterpreta in chiave contemporanea. Questo è uno spazio, per chi ha visto Napoli, il Molo Beverelle, dove si prendono gli aliscafi per Capri e per Procida, per Ischia, e qui dove nascono, invece dove partono le navi per la Sardegna e la Sicilia. Queste sono delle immagini del progetto originario, e questo il Molo Beverello. Vedete qui un grande suolo che diventa la nuova passeggiata di visione della città, e al di sotto ci sono le grandi e piccole, diciamo comunque tutto il sistema delle biglietterie. E qui c'è una piccola interpretazione dal mare che ci chiedeva la soprintendenza, per far vedere che questo elemento diventa in qualche modo il basamento del Castel dell'Ovo, e quindi il basamento di questa grande stratificazione storica che vive in questo posto. Qui ci sono una serie di immagini
che raccontano questo percorso lungo la prima parte, ma la cosa interessante è che qui esisteranno, diciamo, due percorrenze, una dall'alto, che è appunto quella sopra a questo sistema di suolo, e una dal basso, che invece è, diciamo, quella legata, scusate, qui sotto al proprio rapporto con la città. L'altro lato, che ha previsto in un secondo momento, anche tra le altre cose, una trasformazione nuova di un edificio esistente che noi chiamiamo Magazzini del Canino, in onore di questo architetto che l'aveva progettati, e che la città e l'autorità portuale di Napoli ci chiedono di integrare al nuovo progetto in un secondo momento dopo aver vinto il concorso. Quindi, diciamo, c'è una nuova reinterpretazione di una preesistenza che viene ampliata, così come il progettista iniziale aveva poi pensato. Questo edificio è lungo come una nave, ha la lunghezza di una nave, quindi una parte sarà trasformata e un'altra parte in realtà invece sarà diciamo nuova. Qui vedete così dei render iniziali, perché poi questo progetto appunto ha subito delle trasformazioni, mentre la prima parte del molo il molo Beverello è andato in cantiere, questo stiamo ancora lavorando. Qui c'è questa strada sotterranea che si vede, diciamo, che ricorda un po' il mondo della Napoli, di queste strade semipogee napoletane e comunque la strada mediterranea, e questi grandi alberi che sono degli elementi che porteranno poi all'edificio che diventa poi il vero waterfront della città. Questo è lo spazio al di sotto, e questo in realtà è la vista appunto di questa connessione con la metropolitana. Questi grandi alberi serviranno sia ad andare sotto il parcheggio sotterraneo, qui ci saranno tutta una serie di elementi, di negozi, di attività, diciamo, legate proprio alla città, mentre nell'edificio grande, che diventerà poi il grande waterfront, la grande, diciamo, terrazza anche che guarda sia, vedete, il Vesuvio che poi la città stessa di Napoli, e poi all'edificio. Allora, io ho più o meno, no, c'ho qualche minuto ancora in più, vi volevo far vedere il progetto di... il progetto, scusate, c'è stato un errore di presentazione, ecco, al volo vi volevo far vedere invece questo lavoro sulla questa città in Vietnam, che è interessante perché io sono da anni lavoro con questo paese molto particolare che è il Vietnam. Ho fatto degli studi con l'università, ho fatto degli studi, diciamo, sulla tradizione, quindi sulla cultura e il paesaggio vietnamita, e poi mi è capitato di essere invitata a questa città sull'acqua proprio nella Baia di Along. E allora, così brevemente, siccome questo è un rapporto, poi è una città a grande scala, interessante perché reinterpreta in modo completamente diverso il concorso messo a bando dalla città di Hanoi, dallo stato di Vietnam, scusate, e fatto da un'interpretazione di un team americano che invece noi abbiamo completamente stravolto. E questo era un po' il team che aveva fatto il master, poi noi l'abbiamo completamente stravolto proprio in virtù e in ragionando proprio sulla studiando proprio il paesaggio vietnamita, e quindi una reinterpretazione in chiave contemporanea, anche in chiave di una città sostenibile, tutta legata al trasporto d'acqua, un po' come la nostra Venezia, facendo queste cinque isole che formano questa piccola città che chiameranno, i vietnamiti hanno chiamato Dao Viet, ovvero appunto l'isola del Vietnam, perché ha una forma tipo drago. Vi volevo far vedere un po' queste immagini, perché questa reinterpretazione, lavorando proprio su un po' quella che noi abbiamo chiamato un po' in modo così anche un po'
provocatorio, terraforming, cioè la riorganizzazione anche proprio di questa terra che è un po' tolta all'acqua, un po' come Venezia, una sorta di laguna che è stata, insomma, che diventa suolo e che reinterpreta gli elementi proprio del paesaggio vietnamite, che sono un po' queste grandi terrazze, queste grandi elementi, diciamo, vabbè, vi faccio vedere adesso un po' velocemente così per raccontare anche poi la strategia completamente diversa che abbiamo adottato. Quindi qui c'è un'isola dove c'è una grande concentrazione, dove ci saranno le attività più pubbliche, e poi queste invece isole che sono tutte percorse appunto tramite degli elementi in mezzo dell'acqua, dove ci sono dei piccoli vulcanini che abbiamo visto, abbiamo così anche qui in una reinterpretazione del paesaggio, che diventano delle piccole baie d'attracco. Queste sono le lillas, che sono poi, diciamo, delle piccole isolotte, anche qui con questo riferimento alle grandi, come si chiamano, le, in italiano, vabbè, le lillas, che sono le, e questo poi sono un po' delle immagini sempre di questo paesaggio d'acqua, sempre un po' nel ragionamento della, appunto, della linea d'acqua, perché questo non solo rappresenta un po' il nostro progetto appunto di paesaggio orizzontale, ma anche un ovviamente un paesaggio con una linea d'acqua dove l'acqua è fondamentale, dove è la protagonista. Qui ci sono un pochino i confronti con anche gli elementi tradizionali del luogo. Qui c'è tutto uno studio sulla la grande, interessantissima tipologia della tube house, che è una tipologia tipicamente vietnamita, che è una casa a tubo che è stata pensata proprio per captare il vento, perché poi questa città è stata tutta pensata per captare i venti freschi, e quindi anche i sistemi vengono, anche gli orientamenti sono proprio legati alla captazione dei venti freschi, perché qui c'è un clima ovviamente molto umido e molto difficile, e quindi queste case diventano dei grandi tubi che sono poi trasformabili anche nel tempo per più famiglie, molto interessante, captano il vento. Qui c'è una reinterpretazione di questa casa tradizionale con tutta col bambù, e che viene allungata a seconda della tradizione e comunque anche della possibilità della famiglia. Allora, questa è un po' la prima parte dove vi ho fatto vedere un pochino i progetti urbani più a grande scala, e passo poi per quelli un pochino a più piccola scala, che saranno poi legati un po' al tema della stratificazione invece un po' in verticale, quindi in come dire, in degli oggetti. Ringrazio. Grazie mille. È andata un po' veloce, però va bene, dai, sono abbastanza nei tempi. È andata. Perfetto. Diana, se vuoi condividi lo. Perché poi immagino che ci sarà un momento anche di dibattito, se no parliamo da soli, Sì. Sì, completamente. Muy bien, Wendalina, muy interesante. Grazie. Però... anche i tuoi sono bellissimi. Sì. Tengo otro motivo para ir a Nápoles, que no conozco. Exacto. Speriamo, ci metteranno un po', il cantiere inizia da 3 mesi, quindi è molto all'inizio. Bueno, acabo de introducir otro tema, que es las topografías útiles, que es un tema de investigación que trabajo desde hace mucho tiempo, siempre con la idea de relevar los lugares, sacar una foto, pensar o actuar sobre los lugares con mi propio cuerpo. Las topografías útiles pueden ser naturales o pueden ser topografías sobre la topografía natural. Y ahora voy a hablar de lo que es la conexión del cuerpo con la topografía natural y la situación de mirar el paisaje y leer en su topografía distintas variaciones en su superficie y encontrar un lugar para alojar el cuerpo.
en donde me apropio de la roca, me apropio de la arena, me apropio de la topografía que estoy viviendo, del pajonal, y lo uso de soporte de apropiación. Entonces voy a leer este pequeño texto que dice: paisaje natural, topografía útil, soportes de apropiación, piel sobre piel, territorios ergonómicos fortuitos. Y estas son las imágenes de los lugares que recorro, estas son los ojos del salar en Chile, en Atacama, bueno, una roca, me acuesto, la roca está caliente, miro el agua del salar, del ojo del salar, o esta otra situación en el lago San Martín, donde mi amiga Jane aprovechó esa, digamos, pendiente de la roca para mirar el lago, un lago con un color celeste muy especial, porque el agua del lago San Martín es el agua del deshielo de los glaciares, o sea que es como una imagen de una postal. Y esta imagen también de una topografía natural apropiada, en el sentido de que la topografía, en esa especie de hueco que tiene, aloja el cuerpo de una familia para protegerse del sol en un momento en donde el sol quema mucho, esto es en la Puna Argentina, en el pueblo de Casabindo, en el contexto de una fiesta que se da a los 15 de agosto, que es la fiesta de la Asunción de la Virgen, en donde en su plaza de toros hay un toreo, pero un toreo no fatal, sino simplemente sacarle una vincha al toro para ofrecerle a la Virgen de la Asunción, y todo el pueblo, toda la comunidad, se sienta en las rocas o en las montañas de alrededor a mirar esta situación, esta ceremonia. Ahora, cuando la topografía útil es un elemento del que yo me aprovecho para diseñar y para generar una topografía de proyecto, o sea, una topografía diseñada, no armando una topografía natural artificial, sino aprovechando la topografía natural. Y ahora muestro algunos ejemplos. Estas son las literas que desarrollé para Puertos del Lago, frente a lo que se llama la Plaza del Agua, que fue diseñada por el grupo Buya. Y este elemento es como un banco largo en el que yo me siento y miro el agua, ¿no? Y estoy cubierta por el pajonal, el cual en cierto sentido me cubre del viento, y vemos cómo este elemento también es ergonómico, a pesar de que está hecho en madera, la madera, bueno, se trabaja en forma curva como para poder generar un soporte más ergonómico. Y bueno, a veces vemos a través de los pajonales, como dije antes, a veces el pajonal o los juncos nos protegen, digamos, ay, no puedo, así, nos protegen, por ejemplo, del viento, como dije antes, o nos dan una pequeña sombra. Y acá veo desde la Plaza del Agua las literas. Qué raro. Las literas son varias, no las saqué del lado de enfrente porque se veían como muy lejos, pero aparecen enclavadas en distintos niveles de esta pendiente, y mirando el este, mirando el oeste, mirando el norte, aprovechando también las visuales del lugar. O sea que el elemento siempre es un elemento perdido en la topografía, en donde la cultura del objeto desaparece y se funde en la topografía del lugar. Y de nuevo, el dibujo como un elemento de intuición de lo que va a ser el futuro uso en el contexto. Este es otro proyecto topográfico, también sobre una topografía existente, que se llama Almejas, en la playa, está situado en Pinamar, también en un borde de la costa atlántica, pero en la provincia de Buenos Aires, y en esta playa había una duna muy grande, y se diseñaron estas almejas, que son lugares para contener a la gente, o para, digamos, ofrecerle a la gente un lugar de descanso,
un lugar de encuentro, un lugar de reparo del sol, o un lugar para tomar sol, o para protegerse del viento, porque en esta costa a veces hay mucho viento. Y bueno, y estas, digamos, almejas, hay todo siempre un proceso de trabajo previo, diseñar la almeja en la duna, poner las almejas en distintos lugares de la duna para ver las orientaciones, y estudiar la ergonomía de la almeja, variando los planos y la angularidad para ver que yo pueda mirar el mar, para ver que yo pueda mirar el cielo, para ver que, y comprobar que yo pueda tomar el sol del este, del oeste o del norte. Y esto, como siempre, son los dibujos, que son los dibujos desde los que se origina al final el proyecto. Y bueno, y este último bloque es paisaje-cielo. Habíamos hablado del paisaje de la tierra, ahora vamos a hablar del paisaje de cielo, que surge de dos cosas. Por un lado, de un proyecto que voy a mostrar después, que se llama Espalditas para el Planetario de Buenos Aires, y por otro lado surge de mis encuentros con una amiga que se llama Jane Best, que ella es paisajista y estudia astronomía, y me enseña cómo mirar el cielo y leer en el cielo las constelaciones. Por eso entiendo que el paisaje del cielo es un paisaje en sí mismo, y que también se pueden dibujar territorios, que son las constelaciones. Ahora vamos a ver un elemento también perdido en la topografía que se llama alfombras ergonómicas y que nos permiten ver el cielo, este es el cielo, a ojo desnudo, a través de un binocular, como vemos en esta foto, o a ojo desnudo, ¿qué pasa? Como vemos en esta otra foto, ¿no? En donde yo veo el cielo de día, no el cielo nocturno. Y donde puedo aprovechar el sol de la mañana, que es un sol casi como velado, ¿no? Casi seco, y puedo también tomar el sol de la tarde, que resalta más los colores, que me cobija del frío que puede darnos el pasaje del día a la noche. Siempre el elemento en el paisaje, siempre la fuerza del paisaje, y siempre el elemento como un objeto, como un elemento que se funde con la topografía del lugar. Y este es el proyecto de las espalditas, ¿no? Que es unos respaldines que surgieron, si bien había desarrollado antes para un proyecto que nunca se hizo, para el Planetario de Buenos Aires hice una adaptación, son como pequeñas respalditos que tienen la forma de una espalda, en los que yo me tiro a mirar el cielo en el Planetario, de noche, mirar las estrellas, o también puedo usarlos de día, hay un respaldo o una espaldita baja para reclinarme y tener esta posibilidad de mirar el cielo nocturno y diurno, y hay una espaldita más vertical que puesta con otra al lado nos sirve para la conversación. Y bueno, acá es mi persona tomando sol, agarrando y abrazando la espaldita, y vemos cómo la espaldita, si pueden ver bien, tiene la huella del cuerpo, ¿no? Ahí ya se empieza a trabajar en una profundidad la huella. Ahí vemos, digamos, los hombros, vemos la espalda, los omóplatos. Y bueno, es todo un trabajo especial. Y vemos los croquis preliminares, que no sé por qué me salió un fondo negro, no se ve tan bien, pero no importa. Los croquis preliminares, se ve allá arriba las espalditas, abajo gente sentada alrededor, y algunas palabras, ¿no? Las palabras en donde uno se imagina lo que va a pasar. Leo, tomo sol, me reúno, bueno, miro. Distintas situaciones de uso que uno se imagina que ese elemento va a tener en el lugar, si bien a veces el uso supera las expectativas del diseñador. Estas son las espalditas previas, las que había desarrollado para ese proyecto que les conté en Tierra del Fuego, que nunca se construyó, pero fue mi primera intención de espalditas, pero no eran espalditas con la huella del cuerpo.
Justo ese traje es el traje que traía de la pasantía del stage en Alfa Romeo, que me lo daban para tallar los modelos. Y bueno, ahora lamentablemente lo perdí. Y acá están estas espalditas, ¿no? Y la relación, en realidad era la plaza del fuego, ¿no? Pero la relación con el fuego y la relación con el cielo. Pero bueno, fue ese proyecto que no se hizo, pero fue como el precursor de este otro que fue el del planetario. Y ahora ese es el único último asiento que vemos, es el sistema de asiento huellas, que ya también trabaja la huella. La huella es la cavidad en donde me siento, la huella es la parte que aparece pulida, que aparece lisa, la otra parte es una parte rugosa. Al contrario de lo que pasaba en la gran rueda, se invierte la textura del soporte. Y bueno, tiene esta posibilidad ese asiento, como de que cuando se aparea se ven curvas y contracurvas y parece como un poco el agua, ¿no? Como el recorrido del agua. Y bueno, estas son el banco huellas, el sistema de asiento huellas con habitado por gente en una muestra, y estos son los croquis preliminares en donde está esta imaginación previa de lo que va a ser el elemento terminado. Y voy a cerrar con esto, que es esta investigación de la huella, que también tiene un recorrido en las caminatas por la playa, y en ver cómo es la huella que deja el cuerpo cuando se va del lugar. O sea, la huella aparece como un testigo, ¿no? Como un testigo mudo del que estuvo habitando ese lugar. Y esta es la huella de una amiga mía, Andrea, que me acompañaba en estas caminatas y que justamente lo que hacíamos era el ejercicio en donde ella se sentaba, se acostaba y se levantaba y yo verificaba la presencia de su cuerpo en la arena. Y esto tiene mucho que ver con esta última investigación que hice para una muestra transitando, que justamente la curó Andrea Salzman, y que la idea fue pensar, ese era un proyecto que se hizo y que duró un día para Nike Argentina, y Nike Argentina convocó a distintos artistas y diseñadores a repensar la zapatilla, que fue la zapatilla con la que empezó el dueño de Nike en aquel pueblito en Estados Unidos que se llamaba Antelope, y donde él creó la zapatilla que llamó Waffle Racer, que se llama Waffle Racer porque justamente él coló en una waflera goma, y cuando desmoldó la waflera salió esta cuestión de la espuma, de la esponjosidad y del aire de esta zapatilla que después nos acompañó hasta el día de hoy. Bueno, la idea un poco de digamos, esta especie de zapato, ¿no? De calzado inmaterial, es este proyecto que yo presenté, que es Nexopiel, es el futuro de lo que es una zapatilla, digamos, pensada con un concepto que tenemos que intuir de lo que va a ser el futuro, ¿no? De las prendas. Y esta zapatilla es una zapatilla inmaterial, que es un layer que convive, voy a volver a pasarla, no sé si puedo, que convive entre lo que es, vamos a pasar a esta, convive entre los distintos solados que va pisando y se va transformando, ¿no? Se va transformando según pise un solado urbano, según pise una piedra de un lugar, según pise arena o pasto o un charco o nieve o hielo, como es cuando uno va caminando por los glaciares, ¿no? En Calafate, que se, esta piel inteligente entre el solado y el cuerpo va como deviniendo en lo que sería un crampón. Bueno, lamentablemente, que saca, digamos, como unas crampones y se agarra al terreno. Pero también
la zapatilla es como que puede activar el pie. O sea, también ese layer inteligente puede masajear y tocar y motivar y, bueno, rascar, por decirlo así, en un idioma bruto, el pie. Y bueno, y termino mi charla con esta imagen, que es la imagen de la huella. De la huella del pie en la arena. Y hablamos y cerramos con la idea de que el paisaje, o sea, es la geografía habitada. Y que yo habito el paisaje cuando pongo una huella en el paisaje. Pero también, cuando da el sol, esa huella, que es un bajo relieve, como vemos en la huella de abajo, se convierte en un alto relieve. Y entonces parece un pie. Entonces acá hablamos de una paradoja que es el juego de espejos. El juego de espejos entre el habitar un paisaje y el paisaje que habita en mí. Y bueno, con eso cierro mi bloque y le doy el lugar a Wendalina. Excelente, Diana. Gracias, Mila. Ah, me voy. Grazie Diana, bellissima questa interpretazione dell'impronta sulla sabbia del progetto di una, no? Noi chiamiamo, penso sia una scarpa, una calzatura. Molto interessante. Allora, io invece così proseguo la seconda parte con un tema che chiaramente in Italia ci vede un po' combattenti sulla organizzazione, sul ripensare, sul far rivivere luoghi che ovviamente hanno perso la loro originaria funzione e ne hanno delle altre. E questo ovviamente oggi è un tema che noi abbiamo un po', italiani abbiamo un po' fatto i precursori, però fondamentalmente un po' tutto il mondo si sta confrontando con questo. Noi l'unica cosa abbiamo poi delle tracce del passato importanti, alcune volte anche difficili da reinterpretare, comunque difficili nel mettere le mani. Io dico sempre che poi questi riusi sono il momento più difficile degli architetti di poter intervenire su capolavori del passato. E quindi faccio un po', avendo poi scelto un po' che tipi di progetto farvi vedere, questo è un progetto che è un po' emblematico, è uno dei primi progetti fatti, però è abbastanza, diciamo, emblematico un po' in una serie di ragionamenti che sono stati fatti poi nel tempo. Siamo in una piccola città di provincia, in Umbria, Foligno, c'è stato un terremoto e quindi ci sono dei fondi per riqualificare qualche cosa che in realtà non è mai stato usato. In questo caso è una piccola chiesa del Settecento fatta dagli allievi di Van Vitelli, addirittura, quindi da maestri, insomma, del Settecento. Questa piccola chiesa però è stata, poi vedete questa bellissima pianta, una pianta proprio quasi appunto tardo barocca, è stata poi in realtà aveva un convento che poi è stato distrutto per far posto, come si vede qui, a una bruttissima caserma negli anni 80. E quindi la chiesa, quando viene bandito questo concorso, è totalmente un po' mal ridotta, è in, diciamo, quasi, sta quasi per crollare il tetto, e devo dire è interessante perché è in realtà un cantiere del Settecento. Infatti questo architetto Murena in realtà non la finisce e quindi lascia a noi la vista di un cantiere, di come si faceva poi in realtà un cantiere del Settecento. Il tema è di piccolissimi inserti, perché ovviamente io sono chiamata a sistemare il tetto che stava crollando e a ricomporre, qui lavorando consapientemente con gli ingegneri abbiamo poi
pensato che anche la questione strutturale riguardava pure la ricomposizione della facciata, che invece era stata in qualche modo deturpata con il taglio di una parte del prospetto, come vi facevo vedere prima, per far posto alla caserma. E quindi qui si interviene con due piccolissimi elementi. Questo è un elemento che riprende appunto la coerenza con il prospetto, che tra le altre cose deve poggiare solo su alcuni punti, perché siamo in un'area che è la caserma, per cui non si può neanche poggiare totalmente nell'area della caserma. E poi una piccola passerella all'interno che serve per in realtà, anche qui lo stratagemma è un percorso per i vigili del fuoco, ma fondamentalmente per poter in realtà guardare la logica lo spazio all'alto. Come vedete, la chiesa è tutta in mattoni, rimane tale, quindi non si tocca, e poi viene adibita a museo. Qui si intravedono un po' questa presenza di questa grande scultura molto bella, che è unica perché è la scultura della calamita cosmica del famoso artista che si chiama De Dominicis, che ha poi purtroppo bruciato tutte le sue opere, quindi è stata trovata questa a Capodimonte a Napoli, è stata ricostruita, e siccome lui è di origine di questi luoghi è stata poi pensata per questa chiesa, che quindi da chiesa, ma non è mai stata tale, diventa museo, e da museo diventa quasi contenitore quasi di una grande opera che ha visitatori un po' da tutto il mondo, perché poi è un'opera un po' particolare, è un grande scheletro a dimensioni giganti, vedete che quasi sta piano piano spingendo un po' la porta d'ingresso della chiesa. Questo è questa introduzione di elementi piccoli che danno vita poi nuova, che sono di corte, con una reinterpretazione dell'elemento di mattone, vengono tagliati e vengono ad essere poi degli inserti minimissimi all'interno di questa chiesa. Ma la cosa interessante è che la chiesa poi nella città ha una nuova vita, un nuovo uso, e questa passerella dà delle viste anche molto interessanti, insieme poi alla riorganizzazione quasi dell'elemento del matroneo, e quindi la città, la città di Foligno ria un po' una nuova, no? Un nuovo elemento che viene a essere, diciamo, proprio ad avere una nuova vita, un nuovo spirito. Qua immagini che facciamo vedere, e poi passiamo, c'ho un po' di tempo ancora, vi volevo far vedere, sono sempre terrorizzata che vado un po' troppo veloce, troppo lenta, invece questa volta vado un po' veloce. E qui invece un progetto che è sempre legato un po' a questa stratificazione che vi dicevo verticale, ma in questo caso è un progetto urbano, quindi assomiglia in qualche modo anche a un progetto di quelli che ha fatto vedere Diana. È una riorganizzazione di una strada, siamo anche qui in una città medio piccola, diciamo, in realtà è un capoluogo di provincia che è Bari, e siamo nel sud Italia e siamo all'interno di quello che viene chiamato l'elemento murattiano, appunto questo grande quartiere fatto di isolati tutti simili con la stessa dimensione. E la via che viene a essere riqualificata è la via Sparano, che è la via più importante, e anche qui si gioca un po', ed è questa via che connette tra le altre cose la stazione, vedete poi interessante qui proprio un grande scontro tra due elementi morfologici diversi, la città, vedete la città vecchia con una
struttura al labirinto, no? Chiamiamola così, e la città invece costruita appunto nell'Ottocento, che è una città a damier, con questi isolati che hanno tutti la stessa dimensione. La via Sparana è l'elemento che li connette, li attraversa, ed è una delle vie più importanti di Bari. Anche qui si fa un po' riferimento a un tema diverso. La via diventa una sorta di museo a cielo aperto, ma un museo non tanto ma proprio per gli edifici che si affacciano con la loro storia lungo questa strada, e quindi questi edifici diventano i motivi per dei sistemi di sosta. Qui c'è un po' il tema urbano, e la sosta viene ad essere diversa a seconda della presenza di questi edifici, in modo che la stessa strada diventa poi un racconto a tempi, ecco qui, diciamo, diversi anche di attraversamento. E quindi vengono un po' inventati davanti a questi edifici delle sorte di, chiamiamoli, salotti, dei punti per stare, che hanno ognuno di loro una vocazione diversa e sono legati un po' alla storia di questi edifici. Quindi si parte dalla piazza della stazione per arrivare alla città vecchia e si inventano dei punti che sono ovviamente non ognuno in ogni isolato, ma davanti proprio all'edificio importante. Quindi si individua un salotto della musica, perché in questo punto c'è una tradizione di produzione di elementi musicali, poi un salotto letterario, un salotto Liberty, perché esiste un edificio importante Liberty, poi quello che viene chiamato così un salotto del culto, perché c'è un edificio interessante di Dioguardi che caratterizza la strada, poi il salotto così della moda, perché in realtà c'è un altro edificio molto interessante che era legato diciamo al tema della moto, e poi della moda, scusate, e poi il salotto di Porta Vecchia, che diventa la fine di questo percorso. E scorriamo un po' diciamo questo ragionamento, perché ovviamente questi punti sono gli elementi per stare, quindi hanno un ragionamento legato anche proprio al tema che ha individuato, no, Diana, questo rapporto tra lo spazio e il corpo, e quindi al modo di stare, no, anche nello spazio pubblico, e quindi al modo di relazionarsi con il contemplare anche un po' lo spazio del camminare lungo questa strada, e quindi ogni salotto ha una reinterpretazione dell'essere seduto, o comunque dello stare, del condividere emozioni diverso. Qui c'è un po' il legame appunto col tema del pianoforte e dell'elemento così della musica, e lavorando ovviamente anche su qui il Bari ha una tradizione di chianche, che sono queste grandi, diciamo, lastre sia chiare che scure, che sono rigate addirittura, e qui è interessante, la città vecchia aveva dei percorsi bianchi e scuri a seconda se erano delle città dei percorsi che facevano uscire il cittadino oppure lo lasciavano nel labirinto, quindi come dire c'è un ricordo anche proprio alla bicromia delle pietre della città vecchia. Qui c'è una memoria del salotto letterario, qui c'è la famosa
edificio di La Terza, e in questo edificio che poi è del professor Lambertucci, di Alfredo Lambertucci, ma che è stato anche casa di Benedetto Croce, quindi ci sono, come dire, delle immagini e delle sedute che legano un po' alla così, a delle frasi, a dei pensieri di Benedetto Croce. Poi si va avanti, e queste sono, c'è questo che è l'edificio interessante che noi abbiamo, appunto, del Minguzzi, che è un edificio Liberty molto interessante. Anche qui abbiamo poi studiato e ragionato su un sistema, diciamo, diverso di seduta, con questi elementi che ricordano un po' un elemento, diciamo, Liberty. E poi, andando avanti con la strada, una reinterpretazione del basamento di questa chiesa del Dio Guardi, molto interessante, che in realtà copre poi a sua volta un isolato e che quindi non aveva poi il sagrato, e qui viene ripensato un po' un sagrato che diventa anche spazio per stare e per essere usato come tale. E quindi con un basamento, diciamo, allungato, che presenta anche delle sculture. In realtà qui avrà anche una scultura del Ceroli, che era poi stata spostata e che si rimetterà in questi elementi. Poi il salotto della moda, che invece vede, appunto, così questa reinterpretazione della panca come quasi uno srotolare dei tessuti, e che ha sempre una concentrazione, vedete, proprio con un tappeto davanti all'edificio della Rinascente, e che reinterpreta anche nella trama della panca i tessuti della, sono dei tessuti della moda, diciamo così. E poi, e quindi queste sono un altro sistema, diciamo, di tappeto. E poi l'ultimo, che invece viene a ricordare l'entrata della città nella Porta Vecchia, perché si entra alla fine della strada nella città, nella Bari Vecchia, e qui si è pensato quindi di riprodurre una grande pianta di questa città labirinto, in contrapposizione con la città d'Amiens, appunto, che è invece la città del Murattiano. E quindi qui lo stare viene ad essere, diciamo, poi rappresentato da questa grande pianta, così, della metafora della pianta della città vecchia, e questi piccoli elementi che invece sono riproposti nella città invece ad Amiens, quindi a questo sistema di grandi isolati. E qui ovviamente anche il tema poi del tempo e della stratificazione degli elementi ha avuto poi un po' gioco proprio sulla riorganizzazione di questo sistema, che diventa, dove le quinte diventano parte del gioco di questo sistema, diciamo, dello stare, e quindi lo stare è legato anche ad alcune soste in alcuni punti, come se poi la strada avesse un racconto che mano a mano porta da una parte della città all'altro. E questo era un po' vi volevo far vedere un po' così al volo questi due progetti, che sono due progetti di, diciamo, uno di uno spazio pubblico interno, e quindi abbiamo detto uno spazio della stratificazione verticale, dove la memoria dell'edificio ha contribuito fortissimamente alla ridefinizione, no, dello spazio, ma legandolo anche a una innovazione che da un lato è sì tecnologica, ma è anche dell'uso, no, di questi spazi. E quindi è così come la città. Un racconto, solo una breve, così, che mi riallaccio anche un po' alla parte iniziale. La città di Bari, soprattutto al primo, mentre la città di Foligno, ovviamente, questo spazio l'ha scoperto solo alla fine, quindi adesso ne va molto entusiasta, mentre la città di Bari mi ha tanto contrastato,
E qui c'è stato un gran sindaco, è stato bravissimo perché mi ha invece molto, cioè, ci ha aiutato a portare avanti il progetto. Oggi questo luogo viene invece amatissimo e quindi forse gli architetti, insieme a, come dire, una politica che ha saputo invece andare avanti e guardare e non, come dire, a guardare anche proprio la riqualificazione della città, oggi tutti gli abitanti di Bari, devo dire, sono contenti e sono fieri di questo luogo. Questo per dire che forse alcune volte queste battaglie, che noi siamo un po' dei Don Chisciotte dell'etica del nostro mestiere, anche della parte, se vogliamo, politica, nel senso che poi questi sistemi sono capaci di trasformare la città e di trasformarla anche per piccoli elementi, per piccoli sistemi puntuali, un po' come ha fatto vedere benissimo Diana, quindi a varie scale, però la capacità poi di riportare, come dire, innovazione e riqualificazione è altissima, e questo penso che sia un po' il ruolo che noi in questo momento abbiamo, anche in un momento difficile, per riallacciarmi anche un po' al tema lanciato, no? da voi. Grazie mille. Applausi di Luigi. bravi, tutte e due bravissime, mi sembra. Anche perché tempi, vedi che abbiamo fatto quasi, siamo riuscite quasi a fare un tempo. Sì, siete riuscite a fare scattare questo applauso, primo di tutti questi dialoghi. Dai, Luigi. No, ma mi sembra che intanto erano due donne e hanno affrontato il tema in maniera un po' trasversale, perché tra la geografia e la storia c'è un medium, e il medium è il corpo, ed ambedue hanno lavorato e proposto la centralità del corpo, che poi è uno dei temi principali dell'architettura, sia il corpo inteso come il corpo fisico che si adagia, si relaziona con le strutture dell'architettura, sia il corpo anche inteso come un elemento che si muove nello spazio e che cerca sempre nuovi orizzonti, nuovi punti di vista, cerca di riorganizzare lo spazio e la storia secondo quella che è la sua mutevole percezione. E su questo tema mi sembra che, pur essendo diversi i due lavori, quello di Diana e quello di Grendalina, però c'è un punto di congiunzione, c'è un legame importante. Ambedue non si accontentano della visione prospettica tradizionale, del modo, diciamo, consueto di porsi della persona rispetto all'architettura, ma vogliono sempre modificarla, indagarla, metterla alla prova, e da questo punto di vista mi sembra che è stato un incontro molto molto interessante. E dicevo all'inizio due donne perché in fondo questa attenzione particolare per il corpo molto spesso è un portato non solo delle donne architetto, ma mi sembra che però le donne architetto lo sentono più fortemente e a volte lo risolvono in maniera molto più intelligente della controparte maschile. Quindi bravo, mi sembra che sia stato anche questo un bellissimo incontro. Grazie Luigi. Grazie. Sì, obbligato, come si dice in prego. Grazie. Grazie. Prego, come si dice? Obrigado. Obrigado, è no. Portoghese. Grazie. Grazie è portoghese. Obrigado è portoghese, Luigi. Claro. È portoghese. Vabbè, tanto va bene. L'importante è farsi capire.
Infatti. Sì, apprezziamo lo sforzo comunque. No, quería agregar un comentario a lo que dijo Luigi, que me parece muy, muy oportuno la referencia al cuerpo, en el sentido, en las dos presentaciones que han sido sumamente interesantes, porque hemos ido de objetos muy pequeños como una banca a ciudad o intervenciones de ciudad o intervenciones dentro de edificios. Se ha hablado de todo el espectro universal, se ha hablado del cielo, se ha hablado de la piel, ha sido una visión muy, muy cosmológica de todo. Y creo que en nuestro trabajo de diseñadores o de arquitectos o arquitectas, siempre son los mismos temas, ya sea una banca, ya sea un solado, un tapete. Eso que se habla de la huella, la impronta que deja un proyecto, o la impronta o la huella de la ciudad o del paisaje, es todo como una. Es un laberinto, como decía recién Gwendalina, es un laberinto en el que uno trabaja, pero está siempre dentro de ese universo. Me ha parecido una presentación realmente muy, muy provocadora, muy provocativa, muy sensible, obviamente. Y me quedo con esta idea de que también la semana pasada la comentó Gianluca acá en Pelufo sobre la relación entre mirar y ver, ¿no? Guardar y vedere, cómo uno mira, cuando uno mira qué uno ve y cómo todo eso también forma parte de mirar y ver lo que hay alrededor en el contexto. Creo que ha sido una. Bueno, se han tocado para mí cuestiones de los usos, los materiales, la geometría, el espacio. Me ha parecido fantástico, porque así como esas pequeñas intervenciones dentro de esa pequeña iglesia, o lo de Bari últimamente, o los bancos para mirar el cielo de Diana, han sido realmente muy, muy sugerentes las dos presentaciones. Así que realmente las felicito de verdad. Muy bien. Y yo quería decir que en mi trabajo en una pequeña escala y en el trabajo de Gwendalina en una gran escala, bueno, siempre abarcamos el cuerpo colectivo, que es decir, la comunidad. Mucha gente disfrutando de ese espacio, como en el caso de Gwendalina, caminando por esos lugares, ¿no? En el puerto, en Nápoles, o en este último proyecto que mostró de Bari. Y en mi situación, bueno, un elemento más pequeño, a menor escala, pero que también está en la ciudad y que también tiene una participación de una, dos, tres, cuatro o cinco personas. Muy bien. Sí, a mí también me destaco, pero veo que ha sido lo que nos ha, pienso, golpeado a todos de alguna manera. Esto de meter el cuerpo, de meter el cuerpo. Son dos personas que han... Y no. ¿Gonza? Eco. Sí, despacito. Un micrófono que hay que apagar. Algo para hablar. Y evidentemente no ponen solamente el cuerpo, han puesto cuerpo y alma, absolutamente. Y esto que decía en un momento Diana, la coreografía de una comunidad, la coreografía de objetos, tiempo y espacio, creo que se verifica, es verificable nelle due presentazioni, en los dos proyectos, en las dos presentaciones, me parece... Bellísimo, aparte la palabra coreografía como una especie de danza que provocan ustedes mismas dentro de estos paisajes, con una sensibilidad de, sí, cosmogonólica, ¿cómo es que se dice? Cosmogónica. Cosmogónica. No solo cósmica, en el sentido de esta percepción total a 360 grados, de una sensibilidad desde el agua, el cielo, como mirar que el paisaje no es simplemente
esta tierra que vemos, sino que se extiende más allá en cielo. No quiero repetir todas las maravillas que han dicho, pero creo que ha sido dos presentaciones con grandes situaciones de encuentro entre la geografía y la historia, entre nuestras geografías y nuestras historias, que también son una, en definitiva, ¿no? Son tantas y es una. Bueno, non so se alguien quiere hacer alguna pregunta. Perché commenti di approvazione è assurdo sui social, qua anche nella chat. Sì, tantissimo fans, abbiamo dei tifosi pazzeschi. Ma non so se qualcuno ha una domanda. Non saprei io. Molto tifosi. Argentini e italiani. Sì. Les agradecemos muchísimo, muchísimo este encuentro y aprovechamos para, no solamente agradecer, sino que auspicar el encuentro entre Diana y Gwendalina y todos nosotros y nosotras, tanto en futuras visitas a nuestros países. Y las y los invitamos al próximo jueves, que tenemos dos, vamos a tener el último diálogo del primer ciclo, porque va a venir otro ciclo, con dos monjes de la arquitectura, con Due Vescovi de la arquitectura, Carmelo Baglivo y Diego Arraigado. Diego Arraigado. Sí. ¿Volete aggiungere, Luigi? ¿Vuoi aggiungere, Ger? No. Niente, mi sembra che sia stato un incontro esaustivo, il fatto che sia piaciuto testimonia che tutto sommato questa formula funziona e che dobbiamo ragionarci sopra per migliorarla e implementarla. Io sono contento, mi sembra che si aprano anche degli orizzonti attraverso il web, scopriamo dei modi anche diversi per indagare la geografia e la storia degli spazi. Ok. Un abbraccio a tutti, un saluto a tutti. Grazie. Muchísimas gracias. Grazie. Grazie. È un onore incontrarci.